terzo anno consecutivo facciamo tappa a Termoli, precisamente in via Corsica nel piazzale di Eurosurgelati Italia, perché c'è la Sagra del Fritto, un appuntamento legato al compleanno del locale, ormai diventato una vera e propria tradizione, tanto divertimento, ballo con gli evergreen. Andiamo a conoscere un po' i titolari e tutti coloro che partecipano a questa festa. A rincontrare Lino Rocchi, ormai no. Siamo diventati amici lì. Sì, ormai terzo anno di apertura. Sì, il terzo anno di apertura e fortunatamente continuiamo a proporre questa sagra per i nostri clienti e ad aprire la stagione estiva aspettando i turisti e la gente ci sta dando la loro riconoscenza venendoci a trovare in questa manifestazione che è anche piacevole, insomma, no? Come troupe televisiva abbiamo dato una cosa, a parte la fila iniziale, a parte la tua cordialità come sempre, tutti ci fermano perché sono gli stessi che partecipano a questa festa, aspettano anche noi perché ormai per loro è una tradizione. Sì, tutto è una tradizione di farsi intervistare, di vedersi poi in televisione per poter raccontare poi, insomma, agli amici. Sono stato anch'io, dai. Quest'anno non parliamo di crisi perché ogni anno diciamo in questo momento di crisi, no. Ci godiamo questa serata, porta pure sfiga, insomma, basta questa crisi, bisogna. Però quello che notiamo parlando dell'attività è che ci sono sempre gli stessi ragazzi che ti aiutano, perché il giorno d'apertura hai fatto una promessa: voglio aiutare questi ragazzi, mi piace formare un team che è ancora qui. È un bel sacrificio mantenere col costo del lavoro poi molto elevato. A quest'anno qual è il menù? No, il menù l'abbiamo riproposto perché come vedi, insomma, ci ha dato risultati e abbiamo riproposto lo stesso menù: paella, frittura. Abbiamo ovviamente trovato la qualità migliore, abbiamo messo patatine per i bambini e, insomma, le solite cose, il nostro vino che è molto buono. Vino locale. Il vino locale, vino che produciamo noi, no? Lo sai, vino che stiamo facendo il biologico in conversione, quindi diamo anche quel qualcosa in più. Per essere vera festa non può mancare la musica e il ballo. Ecco, quest'anno, ecco, la novità è forse questa, no? Ho cercato di accontentare le esigenze della clientela che chiedeva balli di gruppo, balli popolari, fisarmoniche, quindi ecco. Anche se noi siamo giovani, queste cose, vabbè, io vengo dalla città, però vedo che la gente partecipa, gradisce. Con più entusiasmo, gradisce, quindi speriamo di accontentare anche su questo lato le esigenze della nostra clientela. Noi facciamo il possibile. Lino, noi ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri per il terzo anno di apertura, certo. E ti lasciamo lavorare. Grazie mille, grazie a voi. Alla prossima. Andiamo a rincontrare la nostra vecchia conoscenza Dennis, anche stasera al lavoro. Sì, salve, buonasera. Come sempre, quest'anno meglio degli altri anni, la gente è contenta, richiede la sagra. Speriamo che sia sempre così, almeno ogni anno possiamo divertirci, tanto per noi è un divertimento. Questo è solo un piacere per la gente, sia per la gente che per noi, logicamente. Quindi noi ci divertiamo, la gente si diverte e quindi siamo tutti più contenti, no? Vediamo un grande assortimento di vino locale. Sì, questo è il vino che vendiamo anche noi qui, un'ottima falanghina, che altro dire, si sposa bene con il pesce e alla gente piace, quindi ne abbiamo avuto un buon riscontro fin da 3 anni fa, quindi siamo ben fieri di questo vino. No, Dennis, noi siamo conosciuti il giorno dell'apertura, quindi ti facciamo gli auguri perché sono 3 anni che ci rincontriamo. Come sempre, sì, io vi ringrazio. E buon lavoro. Grazie, buona serata. Un'azienda che funziona è un'azienda che ha persone brave e serie a lavorare, come Tonia, che ormai da diversi anni collabora con questa azienda. Sì, da diversi anni che lavoro in questa azienda, mi trovo benissimo. E poi c'è questo appuntamento della sagra. La sagra del fritto, che è il terzo anno che si fa la sagra del fritto. Stare qui dietro fa abbastanza caldo. Abbastanza caldo, sì, abbastanza. Però la fila c'è. Sì, c'è un sacco di gente qua. Saluti agli amici di Termolise. Sì, saluto tutti e vi ringrazio di essere venuti in tante persone in questa sagra del fritto.
la fila lunga, però c'è chi ce l'ha fatta. Tutto bene, va bene. Vale la pena però. Sicuramente no. Allora, buon appetito. Grazie. Siamo in fila? Siamo in fila, bellissima iniziativa, è da ripetere che il pesce è buono, abbiamo già provato da Asporto, l'animazione è ottima. Da dove arrivate? Da Napoli. Ah, quindi siete qui in vacanza? Sì, sì, siamo qui in vacanza e torniamo ogni anno perché ci troviamo bene. La fila comunque ci siamo quasi? Ci siamo quasi, è stata un po' lunga, ma come dire, chi ha pazienza prima o poi arriva. Siamo in fila? C'era... È un po' lunga, eh? No, quale lunga, è passatempo. Più lunga è la fila, più poi l'attesa. Ma allora viene più l'appetito. Allora, la Sagra del Fritto è una delle poche iniziative dove la gente si propone per fare le interviste. Il signore che ci ha chiamato come si chiama? Gino. Gino di Nuova Cliternia. Di Nuova Cliternia. E mi conoscono tutti a Nuova Cliternia, pure che i paesani ci stanno pure qua. Però io ho visto, mo sono sudato, che già mi ho fatto due balli. Però la gente non ancora si caricano, ancora si carburano, come si dice, carburate. Questa ormai è un'azienda che fa questa iniziativa che piace tanto, c'è tanta gente, voi arrivate a Nuova Cliternia, abbiamo intervistato anche gente da Napoli, una bellissima serata quindi. Il tempo è bello, l'aria, guarda la fila che c'è. È una cosa meravigliosa, questo se non sbaglio è il terzo anno che fanno questa, ma quest'anno è la più riuscita secondo me, e io non è che me ne intendo tante, però basta guardare la fila della gente che vanno a fare ancora le prenotazioni. La cosa... E poi una bella orchestra. Bellissima l'orchestra, però quella a me non è che mi danno tanto ascolto, già ho ordinato Nicola di Bari, però non la vogliono fare ancora. E ancora non è il momento. Io ringrazio voi se gli dite che io ho una certa età, a una certa ora mi hai dorm e l'anno fa prima perché sono stupato, non me lo posso fare, capito? Ah. Ok. Allora Gino. Prima che noi del meridione, noi conserviamo molto il, come si dice, il dialetto molisà. E io sono uno di chi? Sono un maestro. Noi siamo nati qui. Gino, ti ringraziamo, ci vediamo l'anno prossimo per la quarta sagra. Mi fa piacere, se mi fate un'altra intervista a disposizione. Allora, in dialetto un saluto a tutti i molisani. Divertitevi. Questo è. Ormai siamo diventati amici, anche con Domenico, ci ritroviamo anche quest'anno. Sì, no, tutto bene quest'anno. Una bella iniziativa. Bella festa. Vediamo già il vassoio vuoto, quindi avete già gradito. No, abbiamo mangiato bene. È il terzo anno che siamo qua. Questo è il terzo anno consecutivo che veniamo alla Sagra del Pesce. Voi dove siete? Di Torino. Milano, Campomarino. Io vivo a Torino ma sono del meridione, sono di Carlandino. Sono di Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. E come mai vi trovate qua? State in vacanza a Campomarino? Ci piace Campomarino. Campomarino. C'ho la casa... Siamo innamorati di Campomarino. E ormai... Sei il Club 2000! Tanti anni fa ormai. Sì, sì, sono parecchi anni che veniamo qui. Allora, comunque anche il tempo poi ci si mette, una bellissima serata anche dal punto di vista meteo. Una bella stagione. Una bellissima serata organizzata bene, funziona bene, non c'è niente da dire. Cioè, poi c'è uno staff dell'organizzazione che è stupendo, è gentile, disponibile su tutto. Signora, stiamo aspettando il vassoio? Che cosa? Il vassoio, sì, c'è tanta gente a aspettare. Chi avete mandato a fare la fila? Mio marito. Poi ci sarà anche una bella ballata? E dopo. Prima mangiamo il pesce e dopo andiamo a ballare. È il primo anno, già conoscete questa sagra? Il primo anno, sì, ma non lo sapevamo le altre volte. Ebbè, allora quest'anno... Bello, proprio bello. Sì. Buon divertimento. Grazie.